Buonasera a tutti, io sono Raffaele Oriani, insegno finanza aziendale in questa università e sono il coordinatore eh, accademico del corso di laurea magistrale in corporate finance che presenteremo oggi. Come sapete si tratta di un corso di laurea magistrale di nuova istituzione, quindi avremo oggi l'opportunità di parlarne e con me oggi ci sono Francesco Checacci che è partner di Deloitte Financial Advisory che quindi ci parlerà delle... Eh, delle opportunità professionali che i laureati di, di questo corso di laurea avranno e c'è Luigi Staiano che è un vostro potenziale futuro collega visto che sta completando il suo percorso di laurea magistrale. Quindi una breve presentazione del, del corso, eh, poi passo la domanda a, a, a Francesco e Luigi, eh, passo la parola a Francesco e Luigi e poi dopo siamo qui a disposizione per ricevere le vostre domande. Allora, il corso magistrale di, di, di Corporate Finance, come sapete è un corso di laurea interamente insegnato in lingua inglese, ed è stato progettato con l'obiettivo di approfondire i temi della finanza d'impresa, e quindi con l'obiettivo di formare specifiche figure professionali che possano lavorare nell'ambito della finanza d'impresa. Naturalmente la finanza d'impresa non riguarda solo le imprese, ma riguarda una serie di soggetti che con le imprese collaborano ai fini dello svolgimento delle operazioni di finanza ordinaria e straordinaria. Entrando un po' più nel dettaglio, quando abbiamo progettato e disegnato il suo corso di laurea, abbiamo pensato a specifiche figure professionali per alcuni ruoli ed alcuni potenziali employer. Innanzitutto, il, un laureato di, di Corporate Finance avrà sicuramente come potenziale eh, sbocco professionale quella è la funzione di, di finance delle, delle medie e grandi imprese e quindi in questo caso si troverà a lavorare sulla pianificazione finanziaria, sull'elaborazione dei, dei piani industriali, sulla, sulle operazioni di valutazione di investimenti, valutazione d'azienda, operazioni di finanza straordinaria, quindi acquisizioni, fusioni e, e così via. Però la finanza di impresa chiaramente riguarda anche i soggetti che sono al di fuori dell'impresa, e in primo luogo ci sono le società di consulenza che fanno, appunto, si occupano di financial advisory eh, che eh, tra altre cose oggi è rappresentata da Francesco come partner di Deloitte Financial Advisory. E, e inoltre eh, la finanza di impresa riguarda anche le banche di investimento con specifico riferimento però alle divisioni di equity research in cui sostanzialmente si forniscono valutazioni delle azioni quotate, le divisioni di merger acquisition dove si aiutano le imprese nelle operazioni appunto di fusione e acquisizione e nelle eh, divisioni di capital markets eh, in cui le, le banche di investimento supportano le imprese nelle eh, operazioni che riguardano il mercato dei capitali, quindi principalmente quotazione in borsa, emissione di obbligazioni eh, e così via. Ci sono anche naturalmente eh, altri, altri sbocchi professionali che non sono strettamente legati alla finanza in impresa. Da un lato per esempio c'è... Il, sono i fondi private equity e venture capital, che seppure sono fondi di investimento, in ogni caso acquisiscono partecipazioni nel capitale proprio di aziende più mature nel caso del private equity o start up nel caso del venture capital, dove è necessaria una, uh, necess per gli analisti che lavorano nei fondi una, una profonda uh, comprensione delle dinamiche finanziarie. Ma spesso anche nell'esecuzione di business development e l'impresa che si occupa appunto dello sviluppo strategico oh, a, a, lungo, a lungo termine. A tal fine noi abbiamo pensato a un corso di laurea molto specialistico su questi temi, in modo tale che gli studenti possano offrire con tutte quelle che sono le competenze che sono richieste a questi potenziali employer. Inoltre, un altro elemento che caratterizza questo corso di laurea e che caratterizza in generale i corsi di laurea magistrale della LUIS. È un approccio che noi definiamo hands on, cioè un approccio molto pratico, orientato ai problemi e eh, che porta eh, lo studente a, a utilizzare strumenti e tecniche che poi utilizzerà nella sua vita professionale, che naturalmente, naturalmente rende eh, il laureato di, di un corso come questo più interessante per il mercato del lavoro, visto che arriva con un bagaglio non solo di competenze teoriche, ma anche di competenze pratiche e, e professionali. Il piano di studio di dettaglio è, è disponibile naturalmente sul sito web del corso di laurea, vorrete solo farvi capire più o meno quali sono i temi centrali questo, di questo corso di laurea. Innanzitutto l'analisi e la comprensione del bilancio che è, è fondamentale e necessario per ogni, poi, eh, per ogni operazione di natura finanziaria, quindi ogni, devo fare una valutazione azienda, chiaramente un analista parte dall'analisi, riclassificazione. E del bilancio e individuazione dei margini chiave dell'indice e così via. Poi c'è la parte di corporate governance che è fondamentale per capire come funziona il sistema di controllo all'interno dell'impresa, c'è la parte di matematica eh, finanziaria che serve per poi eh, lavorare sui temi di asset pricing e di risk management, cioè in pratica c'è un corso di metodi quantitativi che dà quelli che sono gli strumenti matematici necessari che sono poi applicati nei corsi di asset pricing per la valutazione dei titoli finanziari e per eh, le attività di risk management e quindi la copertura dei rischi principalmente attraverso l'utilizzo di derivati. Nel secondo semestre troverete invece temi che sono proprio centrali al corporate finance, che appunto c'è un corso di al corporate finance che insegnerò io e che riguarderà la parte di modelli. Excel per l'analisi la, e la valutazione dei progetti di investimento, il calcolo del costo del capitale e la valutazione d'azienda. C'è un corso di ME Investment Banking che chiaramente riguarda tutte le operazioni che vengono fatte sia di natura straordinaria, quindi fusioni, acquisizioni, eh, scissioni, conferimenti, sia la parte di operazioni sul mercato dei capitali. Il corso, appunto, come dicevo di asset pricing in cui si, si andrà ad approfondire il problema è di valutare eh, asset complessi, principalmente titoli derivati, che naturalmente in un mondo di elevata incertezza, di complessità dei mercati finanziari, sono sempre più utilizzati e rispetto a cui oggi i potenziali employer richiedono competenze sempre più sofisticate. Infine, nel, nell'ultimo anno, quindi nel secondo anno di, di questo corso di laurea, troverete un corso di business valuation, che praticamente è una delle attività principali della valutazione dell'azienda, le attività principali che svolge un financial analyst che lavori in, nel finance di una, di una grande impresa, una società di advisory, una banca di investimento. Risk management e poi troverete gli elettivi che caratterizzano due profili di uscita. I due profili di uscita sono uno più diciamo, aziendale, che è il definito di financial management e quindi permette di scegliere gli elettivi che sono più specifici dell'applicazione del, dell della finanza all'interno dell'azienda e invece un percorso di financial advisory che è più indicato per le società di consulenza delle banche di investimento che invece tende più a, a rinforzare i concetti di valutazione azienda, gestione dei rischi, valutazione di, 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 di titoli complessi che è un po' il pane quotidiano di questi, eh, di questi potenziali employer. Un'ultima um, considerazione prima di passare la, la parola um, agli altri ospiti uno degli aspetti di questo corso di laurea così come gli altri corsi di laurea magistrali della LUIS è quello di consentire agli studenti di avere le esperienze all'estero in particolare per questo corso di laurea sono previsti tre, diciamo, due double degree e un degree multilateral come, come, come lo chiamiamo i double degree sono con Fudan, eh, che è, una, è la principale business school in, in Cina, eh, che ha sede a Shanghai, e con CAS Business School, che è una business school che ha sede nel cuore della City eh, a Londra, con cui abbiamo un rapporto consolidato. E il QTEM invece è un network internazionale di università che offrono ai laureati Luis di spendere eh, due semestri in, una dell in due delle università del network. Un programma con una forte imprinting, imprinting quantitativo. Penso che eh, in modo diciamo, relativamente breve ho, vi ho rappresentato le caratteristiche eh, principali di questo corso di laurea. A questo punto chiederei a Francesco eh, che è qui con noi, come potenziale employer eh, di laureati di questo corso, eh, che cosa mh, gli chiedo un po' di anticipare il suo percorso di carriera così da farvi capire sostanzialmente cosa vi aspetta in futuro, che cosa fa Deloitte Financial Advisory e cosa vi aspetta Deloitte Financial Advisory da, 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 dai laureati di, in generale e in particolare da quelli che di, che di voi sceglieranno di seguire questo, questo corso di laurea. Francesco, grazie di essere qui. Eh, grazie, sì. grazie a te, grazie alla Luis di averci ospitato mm. in questa in questo ambiente, in questo spazio, proprio per portare anche un po' la, la, nostra, la nostra esperienza e anche per esprimere la gratitudine de, de, di Luis di aver pensato a un percorso di studi così articolato, perché ci permette anche a noi, società di consulenza, in primis Deloitte, di ridurre il tempo che impieghiamo nel formare le nostre risorse. Questo perché eh, Oggi come oggi, come evidenziava anche Raffaele prima, il, il mercato finanziario si è altamente aumentata la complessità dei mercati finanziari. Quindi al, al professionista che sta sul mercato è richiesta sempre una maggiore conoscenza, una maggiore professionalità e quindi una robusta e solida competenza analitica e professionale. E quindi è fondamentale uscire da un percorso di studi, non solo sapere la teoria, ma essere anche in grado di mettere in pratica la teoria perché all'interno di società come Deloitte o delle altre società di consulenza è fondamentale essere pronti sul mercato a dare pronte, risposte pronte in tempi rapidi al cliente per creare valore aggiunto per il cliente e questo riusciamo a farlo se siamo preparati professionalmente. Il percorso di carriera che ho fatto io forse può essere rappresentativo perché uscito dall'università ho fatto una breve esperienza all'interno di uno studio di commercialisti, ma poi ho avuto la possibilità e la fortuna di entrare all'interno di un network come Deloitte dove entrato da analista ho fatto tutto la mia, il mio percorso professionale, quindi tutta la mia crescita professionale. E quindi sono stato messo nelle condizioni di poter sviluppare le mie competenze teoriche che avevo preso nel, nello studio. Però è uno studio che eh, necessita di eh, essere implementato operativamente giorno per giorno. E quindi qui poi sarà compito tuo perché ci sarà un aspetto molto importante: la capacità di implementare quello che si fa all'università. Questo forse dieci anni fa non era, um, non era possibile perché c'erano dei percorsi di studi leggermente differenti. Il percorso di studio che ha spiegato prima Raffaele, mi sembra di capire che invece è articolato proprio per mettere la risorsa nelle migliori condizioni di valorizzare la propria competenza sul mercato. Noi oggi lavoriamo in un contesto complicato, difficile e che quindi si è sempre richiesta una maggior competenza nell'analisi quantitativa, nello sviluppare eh, approcci innovativi e quindi eh, tempestivi nel cercare di dare delle, risorse, delle risposte a, ai clienti. Logico che questo approccio deve essere non solo nell'ambito della società di consulenza, ma anche all'interno della corporate, quindi di una big corporate, perché anche lì i processi decisionali sono con tempi molto stretti e quindi la competenza professionale è fondamentale. Quindi quello che mi sento di dire di portare come esperienza di richiesta è proprio la possibilità di uh, utilizzare questo periodo, questo percorso formativo non solo da un punto di vista teorico, ma anche da un punto di vista professionale. Mi dice Raffaele che tu sei uscito ora dall'università? Allora, io adesso sono. Salve a tutti, buonasera. Sono al secondo anno del corso magistrale di Management Corporate Finance, quindi adesso sto in quella fase che da noi viene detta semestre bianco, e quindi è una fase che noi dovremmo dedicare al, all'eventuale internship e eh, al progetto di tesi. E, nel caso mio, comunque, io mi riscontro nelle parole del professore, anche da quello che lei sta spiegando ai ragazzi che ci stanno seguendo, perché... La, la principale differenza che ho notato tra il corso triennale e il corso magistrale di laurea è stata fatta dall'approccio allo studio, perché per quanto riguarda il corso magistrale ho notato un, un approccio molto più pratico, è un approccio che viene cosiddetto learning approach appunto, eh, per quanto riguarda gli esami. Infatti, non ci sono stati esami corsi che ho seguito in cui non, è stato non sono stati richiesti lavori di gruppo, eventuali progetti, lavori su Excel. Quindi in questo ci siamo sentiti più avvicinati eh, per quanto riguarda il mondo del lavoro e anche a quell'aspetto più pratico del, dello studio. Certo, ovviamente questa è una fase molto delicata, ci stiamo rendendo conto è che è una fase di transizione che tra il mondo dell'università e il mondo del lavoro. Però posso, la mia testimonianza ehm, può confermare che rispetto al corso triennale ci sentiamo più vicini e anche più pronti per, questo, per affrontare il mondo del lavoro. Quindi mi, mi è assolutamente. Io, se mi posso ricollegare sia sì. quello che diceva Francesco che quello diceva Luigi. Chiaramente qui noi siamo perfettamente consapevoli nell'aver disegnato il suo corso di, di laurea del fatto che. Già in fase di colloquio, ma poi chiaramente in fase di, di inizio del rapporti di lavoro, l'employer richiede allo studente sappia fare le cose, non, non sì. le conosca ma le sappia fare. E quindi cerchiamo di anticipare il problema e non solo in termini di progettazione architettura complessiva del corso di laurea, ma anche l'input che diamo ai singoli ai docenti e che io darò ai singoli docenti come coordinatore del corso di laurea, quando dovranno uh, scrivere, preparare i loro sillabi e organizzare le loro lezioni, è quello di utilizzare il più possibile strumenti che poi siano immediatamente spendibili in azienda o in società di consulenza o in banche di investimento. E quindi conoscendo noi come docenti la realtà professionale che aspetta questi studenti, cerchiamo di farli lavorare su temi che potrebbero uh, poi essere rilevanti e utili per loro quando iniziano la propria carriera. Posso fare l'esempio del mio corso, il mio corso ormai di Advanced Corporate Finance ha un po' di tempo, c'è tutta una parte di esercitazioni che riguarda lo sviluppo di modelli per il calcolo dei flussi di cassa, valutazione di investimenti, valutazione di azienda in Excel, qui sono dei laboratori che sono fatti in Excel, non c'è solo la parte teorica, l'esame viene svolto in Excel in più. Assegnano agli studenti un caso di valutazione reale che porta gli studenti a ricercare le informazioni necessarie, analizzare un prospetto di un IPO e tirar fuori le informazioni che sono poi utili per alimentare i modelli di, di valutazione, in modo tale che o, o stimare un costo del capitale, che poi è quello che molto spesso gli analisti fanno quando uh, vanno a lavorare in, in Deloitte con Francesco e, e il suo gruppo. Quindi l'idea è che noi cerchiamo di anticipare questo fabbisogno, non solo a livello di architettura complessiva, ma anche a livello di singolo costo di laurea. Poi penso che anche l'esperienza internazionale sì, te no? Anche nel mio caso, la LUIS ti dà la possibilità comunque di svolgere diverse esperienze internazionali anche eh, in mete, che, in posti che magari generalmente uno non pensa, non si, potrebbe, non si aspetta di poter. Effettuare un, 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 di poter uh, trasferirsi, di poter conoscere, però in realtà, come è stato nel mio caso, perché io sono appena rientrato da questa esperienza, sono stato a Mosca e ho avuto la possibilità di conoscere una città fantastica e soprattutto la città, di trovare una città molto diversa rispetto diciamo, a come me la potevo immaginare prima di partire. E quindi eh, questo è anche molto importante per la propria sia crescita didattica che la crescita umana, perché mi ha dato la possibilità di conoscere un, nuovo, un diverso approccio didattico, ha eh, dà la possibilità di confrontarmi con una cultura completamente diversa rispetto alla nostra, che penso che in un futuro lavorativo mi potrebbe. Aiutare. E questo, infatti scusa ti interrompo, sì, no, ti no. confermo perché questo è un altro aspetto fondamentale per operare in società come Deloitte, la capacità di lavorare all'interno di un team multidisciplinare sì. e internazionale, perché tutte le società di consulenza ti mettono nelle condizioni di poter portare il tuo contributo all'interno di un gruppo di lavoro, di un network internazionale e quindi la possibilità di interagire con colleghi di diversa razza, di diversa approccio e quindi una diversa mentalità e quindi anche questo rappresenta un punto di vantaggio nel momento in cui un ragazzo che esce da un'università con questo approccio, con questa, con questa formazione rispetto alla concorrenza, quindi la possibilità quindi di agevolare l'avvio della carriera professionale. Sì, perfetto, posso testimoniare che oltre alla mia esperienza internazionale anche interno alla Luis. Ho avuto la possibilità di confrontarmi con ragazzi di cultura diversa perché devo dire la verità, devo dire la verità che anche all'interno della nostra classe vi era, era un, esige, un esiguo numero di studenti internazionali, infatti mi sono trovato più di una volta a fare lavori di gruppi con ragazzi provenienti da, altri, da altre nazioni e quindi anche quello mi ha dato la possibilità all'interno di un lavoro di gruppo di confrontarmi con ragazzi abituati comunque dal punto di vista didattico a un approccio diverso e l'ho considerato molto interessante e stimolante comunque ai fini sia didattici che di crescita personale. Sì, sì. Bene, allora penso noi abbiamo in qualche modo rappresentato gli elementi salienti del, del corso di laurea, dell'approccio di Luis, eh, di quelle sono le aspettative di, di un employer, di quella che è l'esperienza di uno studente e quindi e siamo pronti a questo punto a rispondere a alcune delle vostre sì. domande. Uh, Valerio ci chiede, sono previste possibilità di tirocini all'estero durante il biennio magistrale, ad esempio in quale aziende? Allora, um, naturalmente, uh, come, come raccontai tu prima, sì. il costo di, di laurea prevede un semestre bianco sì. e quindi questo dà la possibilità allo studente di fare un'esperienza di tirocinio. Sì. Eh, che poi può essere combinata con l'esperienza di tesi nel momento in cui sono le condizioni eh, per farlo. Abbiamo, come, come eh, probabilmente saprete, un placement office che lavora in modo molto attivo su ciascuno degli studenti della magistrale e quindi il placement office lavora per il placement domestico ma ha anche sviluppato contatti con multinazionali e quindi permette di andare a lavorare le la di essere o anche con network di, consul di consulenti internazionali, nel senso che Deloitte ha eh, la sede italiana ma è parte di un network internazionale quindi evidentemente così come Francesco diceva ci sono dei, eh, delle persone che lavorano in Deloitte Italia che non sono italiane e così è possibile eh, e conosco diversi dei tuoi colleghi effettivamente dopo eh, il sono, fatto che sono andati all'estero per fatto la scelta. In più eh, è chiaro che eh, noi lavoriamo in modo anche informale e abbiamo stretti rapporti con le principali, principali aziende e società di consulenza e quindi in questo senso, e siccome i professionisti sono costantemente coinvolti, questo rappresenta un'occasione in più per ehm, conoscere nuove realtà e avere opportunità relazionali per eh, effettivamente poi andare a svolgere l'internship nel Semestre Bianco. Per quanto riguarda le singole aziende, ora eh, chiaramente sono moltissimi studenti, moltissime aziende. Non ho un elenco completo, però nel momento in cui andate sul sito dell'ufficio placement della LUIS o avete modo di contattare l'ufficio placement, vi verrà l'elenco molto, molto ampio sì. delle, delle aziende che offrono anche internship all'estero. Io posso dare una testimonianza diretta perché sono, mi trovo esattamente in questa fase e posso testimoniare, appunto che. Um, abbiamo un'offerta e, e ho anche colleghi che attualmente stanno svolgendo il periodo di tirocini all'estero una, una offerta molto ampia di tirocini che, può, che varia non è ristretta alla singola Europa ma addirittura di esperienze lavorative anche extraeuropee per quanto riguarda le singole aziende ho notato dal nuovo placement che tra l'altro è stato appena rinnovato che non si restringe soltanto a singole grandi imprese, ma diciamo ha un un'offerta molto varia, quindi questo posso assolutamente garantire la massima internazionalità del nostro placement, come testimonianza diretta. Vi mm. è un'altra domanda uh, da parte di Fabio, il quale ci chiede: Sono molto interessato al settore MA, quali sono i corsi dedicati all'approfondimento di questo ambito? Eh, allora c'è sicuramente un corso nell'ambito di M&A Investment Banking naturalmente l'M&A come poi Francesco vi può raccontare è, è un processo molto diciamo, articolato in cui vengono svolte diverse attività alcune di queste hanno un carattere legale, contrattuale altre hanno, richiedono valutazione delle società coinvolte, altre sono legate alla procedura di gestione del, dell'interoperazione, quindi eh, da questo punto di vista l'MNA è un fenomeno complesso e che quindi viene affrontato da diversi corsi nell'ambito del programma di, di, di laurea. Quindi ad esempio nel programma di, di, del corso di laurea trovate nel primo semestre un corso di Cases in Business, in business Law che ha proprio l'obiettivo di capire, di far capire qual è il contesto regolamentare e legale in cui ci si muove in caso di queste operazioni, come si prepara la parte con di contrattualistica e si chiama cases in business law non a caso ma perché va a analizzare i singoli casi. Quindi in questo, ritornando al tema di implementazione, quello che deve sapere un professionista della corporate finance non è tanto scrivere il contratto ma leggere i contratti che sono scritti dal, dagli avvocati per capire quali sono le implicazioni in termini di, di valore. C'è un tema di valutazione in azienda che viene chiaramente affrontato in Advanced Corporate Finance ma anche in business valuation, nonché in eventuali eh, elective come Advanced Schedule Business Valuation dove verrà poi ancora di più uh, in analizz analizzato i specifici aspetti di modelli di valutazione applicati a MA, IPO e così via. E poi c'è un corso di MA Investment Banking che è proprio focalizzato invece sulla gestione del processo, processo. e quindi sul ruolo dell'advisor che cosa si fa sostanzialmente quando io parto un'operazione dal lato di, di banca di investimento per supportare l'operazione in termini non solo di valutazione ma anche di gestione dell'intera operazione certo. Sì, e quindi così. è una fase, un'attività trasversale, multidisciplinare sì. dove è richiesta quindi la conoscenza sia degli aspetti legali che degli aspetti eh, bilancistici di accounting e eh, problemi ad aspetti di natura... Valutativa, poi dipende anche da che ruolo viene svolta l'attività nell'ambito di un'operazione di MA, all'interno di un investment banking. Sicuramente l'ultima osservazione che faceva Raffaele, quindi il corso sull'MA per l'investment banking, è necessaria la conoscenza di come gestire tutto il processo, quindi dall'origination fino al closing. Nel momento in cui sono invece dalla parte eh, del consulente di uno dei due attori, è necessaria invece un'altra tipologia di, di, di approccio. Quindi, riassumendo, l'attività di MA richiede un'attività multidisciplinare, quindi una competenza a 360 gradi di tutte le attività che sono previste all'interno del corso di studio. Diciamo quindi, queste competenze sono suddivise tra i diversi corsi che abbiamo, che abbiamo previsto. Sì. Quindi, chi fa il gioco MA deve mettere insieme diversi tasselli. E quindi al di là dell'aspetto procedurale, che nel corso di M&A, Investing in Banking, poi diversi tasselli sono la parte legale, la parte di analisi di bilancio, la parte di valutazione. E quindi tutti i tasselli sono chiaramente ripresi in diversi momenti durante lo svolgimento del corso di laurea. Perfetto. Però questo diciamo che M&A è uno dei temi importanti diciamo, di della corporate finance e quindi di questo certo. corso di laurea. elementi principali. Sì. Possiamo passare alla, alla seguente domanda che Bruno... Ci chiede, dopo questo corso è consigliabile anche fare un MBA per lavorare a altri livelli professionali? Allora, io conosco bene il programma MBA, sono direttore anche il programma MBA in business school. L'MBA è un programma che a livello mondiale è considerato come un programma postgraduate, quindi viene fatto dopo almeno due anni di esperienza. Questo, quindi, direi che non è strettamente richiesto, nel senso che con questa laurea sei già pronti per entrare nel, nel, nel mondo della professione, anzi in questo in caso della, poi Francesco potrà cioè. dire di più su questo, ma le, per le banche investimenti e della consulenza più giovani si è meglio è, perché cioè. se uno arriva dopo un'ora magistrale con tutte le competenze necessarie, a quel punto è il momento di iniziare la propria carriera, che sarà molto, molto rapida ma anche molto quindi verticale, quindi a quel certo. punto... Non ha un particolare senso dopo due anni uscire e fare, fare un MBA a meno che uno non abbia altre poi aspettative. Quindi questo corso di laurea fornisce tutte le competenze necessarie per iniziare un percorso di carriera come poi spiegava bene Francesco prima è anche un percorso di formazione continua. Però questo corso di laurea dà tutte le condizioni di partenza che sono necessarie, quindi non è necessario poi dopo questo corso di laurea fare un altro master, sia un MBA o un master di, di altro tipo. Per esperienza ci sono colleghi che sono entrati a lavorare in Deloitte subito dopo la laurea e poi dopo due o tre anni hanno deciso di fare un MBA all'estero o in Italia ma perché avevano orientato la propria crescita professionale su un'altra tipologia, su un altro filone. Quindi per entrare all'interno di una società di consulenza con un programma di studi in questo modo, così articolato e così preparato, non è necessario fare un, un MBA. Per quanto riguarda la mia testimonianza posso dire che essendo un corso così dinamico anche, appunto, ti senti anche stimolato a, dopo due anni di magistrale ad affrontare il mondo del lavoro, quindi per quanto riguarda la mia esperienza personale in questo momento io voglio, quello, ciò che è il mio obiettivo è di entrare nel mondo del lavoro, quindi certo. personalmente non sì, mi interessa... Sì, è, è chiaro che siamo in un contesto ormai di lifelong learning, no? quindi è chiaro che che la formazione dovrà continuare per tutta la vita. Però, come diceva Francesco, uno in questo momento, uno studente sa che vuole studiare corporate finance perché vuole fare questo lavoro. Quindi fa una magistrale, la magistrale ha tutti gli strumenti e inizia il lavoro. E se ha scelto il settore giusto, probabilmente sì. a quel momento in poi... Si, farà, si formerà sul, sul lavoro. Sì. No? Poi niente esclude che dopo qualche anno di lavoro si decida di uscire o di fare un percorso di, Diverso, di formazione sì. part time sì, e così sì. via, perché poi chiaramente ormai le business school di tutto il mondo offrono anche percorsi part time che complementano. Però direi che per i, per i primi anni... Non, non, è sufficiente, non è necessario ritornare sul mercato del anche lavoro. perché si perderebbe il vantaggio competitivo acquisito con la, 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 la magistratura la okay? sì, cioè sì. nel senso non riesco, a più te, non riesco a essere tempestivo sul mercato sì. del lavoro sì, esatto. va bene, possiamo passare alla domanda successiva Giorgia, um, abbiamo una, una sì, studentessa, una studentessa <ride> la prima studentessa quanti incontri con i professional prevedono in media i corsi? Ma in genere eh, ci sono eh, corsi che sono insegnati da professional, e quindi in quel caso praticamente il 100%, e, e corsi insegnati da accademici, e comunque molti di questi hanno anche un'esperienza professionale, e invitano professional nell'ambito dei, dei corsi per fare le testimonianze. Quindi io, con la mia esperienza personale, io ho almeno una o due testimonianze ogni anno di, di, di professional su, sul mio corso ma ci sono interi corsi della de, de, de laurea magistrale che sono insegnati da professional, che chiaramente sono persone che sono abituate a, 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 a sanno insegnare ma portano in aula un'esperienza che è anche principalmente quella del mondo professionale, che naturalmente avvicina ancora di più lo studente a quella che sarà la sua prossima, futura uh, carriera. Noi, data la natura e il DNA di questa università e dati gli specifici obiettivi di questo corso di laurea, il coinvolgimento di professional che vengono aziende, sociali di consulenza o banche di investimento è naturalmente un, un elemento fondamentale ed è coerente con l'approccio diciamo pratico, le, focalizzato sull'implementazione, diciamo hands on di questo costo di, di laurea probabilmente abbiamo tempo per uh, un ultimo o due domande se sono rapide abbiamo... posso aggiungere a questa domanda sì. comunque all'interno del mondo LUIS come studente posso dire che ci sono praticamente incontri settimanali con, le, con diversi ad, tipi di aziende, quindi assolutamente il mondo, lui si è molto vicino al mondo, a tutto ciò che è il mondo del, delle aziende, quindi assolutamente Giorgia può stare tranquillo per quanto riguarda questi incontri. Ok, non, non ci va domanda, più. no? Sì. Um, non ci sono più domande, io voglio ricordare il prossimo incontro, um, il prossimo webinar con il corso di marketing martedì 28 febbraio con il professor Costabile e passo la, la parola al professor Oriani. Allora vi ringrazio per aver seguito questo webinar, ringrazio Francesco Ricacci per aver trovato il tempo per essere qui con noi. Luigi Staiano per averci fornito la sua esperienza di studente Luis. Come avrete capito, per chiudere questo corso ha alcuni elementi caratterizzanti. Prima di tutto è un corso molto specializzato che vuole formare delle competenze specifiche e applicate per un certo mondo professionale e certi employer ben definiti. Quindi nel, nel disegnare questo corso abbiamo tenuto in mente in modo molto chiaro le esigenze dell'impiego, tant'è vero che c'è stata tutta una fase di progettazione in cui abbiamo ricevuto l'input da partner in società di consulenza piuttosto che CFO di aziende, e, um, nonché fund manager di, di fondi di investimento, quindi il corso ha questo obiettivo di rendere il vostro profilo particolarmente interessante e adatto per questa carriera. È un corso quindi che ha un approccio hands on, quindi applicato, in molti casi, testimonianze lavori in Excel, utilizzo di Bloomberg, utilizzo di, di, di basi dati, e, perché alla fine poi questo è, è, è l'essenza del lavoro che andrete a fare, dà la possibilità di scambi internazionali in double degree ma anche di diverso tipo e quindi ritengo che sia un corso che per chi è interessato al mondo della corporate finance uh, lo prepari al meglio, nel miglior modo possibile per affrontare il mondo del lavoro. Per qualsiasi necessità io sono chiaramente un docente qui a Luis, sono sempre disponibile. I miei contatti sono sul mio sito web, quindi non esitate eventualmente a scrivere a me o all'ufficio uh, del, 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 del recruiting della Luis per avere ulteriori informazioni. Grazie e buona serata.